quella era una tipica voce che sentivi sempre nell'aula sesta durante i moti studenteschi all'università, no? I scontri tra potere operaio, lotta continua, movimento studentesco, eccetera, no? Quindi io frequentavo l'università e sentivo sempre queste assemblee, queste occupazioni, dove tutti quanti avevano questo tipo, molti avevano questo tipo di voce, no? Mi sta bene, tra il potere, cazzo, dobbiamo armare il popolo, cioè, capito in che senso, no? Cioè, quindi era gente non preparata, non culturata, però questo tono di voce era come per loro come un'arma per dire sono intellettuale, capito? Ma in realtà non erano intellettuali, perché era diventato un po' un cliché questa voce. Quindi questa voce è stata presa, siccome erano ancora anni in cui c'erano tensioni, io l'ho passato come figlio dei fiori, come hippie, ma in realtà secondo me poteva essere benissimo uno di lotta continua, capito? Cambiava niente, anzi sarei stato muto, soltanto che mi avrebbero ammazzato all'epoca. La consapevolezza che il film era un film molto particolare ed era un buon film ce l'ho avuta dopo qualche anno, perché lì per lì sono rimasto un po' frastornato, ancora non riuscivo a capire bene, ci è voluto qualche anno per capirlo meglio. Però oggi, riflettendo bene su quello che ho fatto all'epoca, il film iniziò nel 79, fu girato nell'estate del 79, poi uscì nel 1980. E quel film era un film di rottura, un film completamente nuovo, un film pieno di solitudine, pieno di malinconia, pieno di comicità per i personaggi che stavo interpretando, che erano personaggi che non erano, sì, la caricatura c'è sempre, però erano personaggi che avevano un'anima. Io credo che il film sia piaciuto e continua a piacere, perché quei personaggi erano personaggi veri, personaggi dove io ho catturato veramente il DNA della loro anima, erano riconoscibili un po' nella realtà. Ma soprattutto era un film di grande cambiamento, perché non era più il periodo del maschio rimorchiatore, della donna oggetto, dei film dei grandi comici, dei grandi colonnelli della risata, che sappiamo bene chi sono. Però era un film in cui praticamente il maschio è come finito all'angolo di un ring e ha come, soprattutto nel rapporto con la ragazza spagnola, nell'episodio di Leo, le donne sono più forti degli uomini. Poi questo tema sarà espresso meglio in Borotalco, sarà espresso meglio nei film che verranno dopo, fino a Io e mia sorella, fino a Compagni di scuola, forse anche toccando Maledetto giorno che ho incontrato. Era un paradigma differente. Quindi quel tipo di film di commedia all'italiana, alla Sordi, alla Tognazzi, alla Gassman, alla Manfredi, non c'era più, perché la società era assolutamente cambiata. Quindi ecco che noi raccontiamo le fragilità di questi tre personaggi. Sergio Leone voleva che io, chiaramente, come esordio, portassi al cinema tre personaggi che avevano avuto un grande successo in quella trasmissione fortunata che era Non Stop, e mi disse: ci hanno anima questi? Io dico: penso, secondo me sì, che vuoi fare? Dico: fammici pensare un attimo. E io così ho pensato che il comune denominatore dell'estate a Roma, che fin da ragazzino per me è sempre stata una grande emozione, perché questa città oggi purtroppo non lo è, mi dispiace dirlo, però in quegli anni là ancora non era così trafficata, ancora si andava fuori, c'erano intere famiglie anche nelle periferie che si prendevano i loro 10 giorni, 15 giorni, e la città era quasi deserta, si sentivano i rumori delle cicale, le campane, l'acqua delle fontane,
cioè tutte cose che oggi non sentiamo più. Oggi sentiamo molti gabbiani, purtroppo, il che significa che ci sono ben altri problemi. Però ecco, quello era un comune denominatore dove io potevo agire e far senti, fin dall'inizio sviluppare i miei tre personaggi. Studiamo al centro sperimentale di cinematografia e mi sono diplomato in regia, quindi praticamente andavo molto al cinema, amavo molto il cinema, avevo la testa nel film studio di altri cineclub, quindi la mia cultura me la sono fatta lì. Guardando alcune programmazioni che riguardavano il cinema italiano, io mi innamorai molto di Federico Fellini, ma mi innamorai molto del Federico Fellini che io potevo vedere fino a quell'epoca là, insomma io sto parlando della fine degli anni 60, degli anni parte dei 70, il Fellini in bianco e nero. Come Fellini, che per me rimane un regista superiore a tutti per sensibilità, per psicologia, era un costumista, era un truccatore, era uno psicologo, era uno scenografo, era un grande, un grandissimo. Fellini aveva questo di bello. Tu hai mai visto rappresentare un malvagio nei film di Fellini? Mai. Fellini che faceva? Li prendeva in giro, si prendeva a beffa di loro, li faceva diventare delle caricature, dove noi ridevamo, pensa a Marcord per esempio, no? Oppure pensa allo Sceicco Bianco, pensa ai Vitelloni, non c'è mai la cattiveria, viene punita attraverso lo sberleffo. In qualche modo ho seguito la strada del grandissimo Fellini, io che sono molto più piccolo di lui, e francamente mi hanno sempre fatto tenerezza, ho cercato sempre dei personaggi, se vogliamo, negativi, un po' mediocri, un po' vuoti, soli, disperati, però ho cercato sempre il lato divertente da ingrandire e poi da portare sullo schermo, quel tic, quel difetto, no? Quindi no, non ho mai giudicato nessuno e credo che questo sia stato anche questa una... sia stato una piccola rivoluzione in qualche modo. Il bullo, guarda che la scena del bullo, la disperazione della scena del bullo, che non ha nessuno e pur di trovare qualcuno con cui parlare intrattiene dei portantini che hanno visto di tutto nella loro vita, li intrattiene parlando di incidenti a chi aveva visto più cose truci. È di una solitudine e di una miseria veramente incredibile. Quello mi faceva paura, perché dicevo, ma lo capirà questo il pubblico? Non è che si aspetta la battuta, non è che si aspetta le cose. Noi veniamo da film con Lando Buzzanca, per carità, brevissimo attore, però erano diversi, quindi c'era secondo me tanta verità, tanta realtà, però c'era anche il modo della performance mia che doveva in qualche modo mettere in risalto questa, diciamo così, questa mitomania, ecco. Però era un effetto della solitudine. Di Enzo ci sono ancora, Enzo il Bullo. Allora, Enzo il Bullo era un personaggio fantastico, meraviglioso, con tutto un mondo suo. Qual è il problema oggi? Oggi di Enzi il Bullo ce ne sono tantissimi e il problema è che sono tutti uguali e che c'è una grande omologazione oggi. Cioè, stesso taglio dei capelli, stessi colori, stesse scarpe, stessi tatuaggi, stessi luoghi dove che si frequentano, stesse cose. Quindi è molto, 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 molto difficile e poi c'è anche molta cattiveria e c'è anche tanto cinismo. C'è tanta voglia di parlare e di raccontare in maniera così effervescente e racconti che non sono mai avvenuti, cazzate varie eccetera. Quindi oggi è molto molto più complicato per un giovane, è chiaro, io ormai quello che ho dato, però per un giovane interpretare, vedi che oggi fanno soltanto film violenti, oggi c'è, io l'altra sera stavo davanti alla televisione, cercavo un qualcosa, andavo dalle serie alle cose, non facevo altro che vedere, uno con la pistola che sparava in testa a uno, un altro che sniffava, un altro che menava il padre, un altro che la madre voleva buttare di sotto la figlia, un altro la figlia
figlia che vorrà buttare sotto il fidanzato. Era un altro marchiato a fuoco, cioè era veramente un caleidoscopio violento. Ad un certo punto ho chiuso, ho detto ma vaffanculo, mi mancano stagli a olio, veramente non ne potevo più. Anche queste sono tutte uguali. E lasciatemi dire una cosa un po' reazionaria, me ne frega niente. Andando avanti a rappresentare sempre la cattiveria, sempre la zozzeria, sempre le cose, questo non significa fare il cinema verità, no, questo significa alla lunga anche un po' diseducare e togliere un po' la speranza ai ragazzi, secondo me. Dovremmo un po' in qualche modo un po' piattarla. Cioè, o fai un grande capolavoro, o fai un grande capolavoro, e allora, per carità di Dio, Gomorra di Garrone era un grandissimo film per me, molto molto bello dal punto di vista tutto gli attori, ma Garrone è un grande regista che io amo. Per carità, non è che sparo addosso tutti, però dico che se ne fanno troppi, hai capito? E purtroppo non ci sono più commedie scritte bene, non trovo più commedie intelligenti. No, sembrano commedie che appartenenti agli anni 70 certe volte, sembrano non c'è attenzione durante la scrittura del soggetto, per carità, mi ci metto anche io dentro, per, come dire, facciamo attenzione, perché se vogliamo riaprire le sale, noi dobbiamo sperare il Covid, sperare che non si impoverisca la società, perché tra poco ci impoveriremo un pochino tutti quanti, chi più chi meno, però le sale per riportare la gente al cinema, un pochino di più al cinema, quello che è importante è dare allo spettatore che paga dei soldi dei buoni film, va bene? Io parlo della commedia, poi c'è qualche film buono, non di commedia, però quelli hanno soltanto teste bianche, pochi spettatori, e questo è un disastro, perché se dovessero chiudere piano piano i cinema sarebbe la morte del tempio dell'immagine in qualche modo, perderemo anche l'aggregazione, la condivisione con gli altri, quindi la solitudine del divano a un certo punto non va più bene, siamo sempre soli con telecomando in mano. Non è nato così il cinema. Di Leo nel film Un sacco bello era l'inizio di una storia, effettivamente, con una ragazza, credo proprio spagnola, che un mio amico mi raccontò, un mio amico molto, al quale sono molto legato, molto affettuoso, molto carino, un po' un Forrest Gump un po' dei tempi, no? E mi colpì molto questa storia perché aveva un po' quell'epilogo del mio film. E io là ci ho riflettuto e in qualche maniera l'ho rappresentata a modo mio, cercando però di dare anima a quel personaggio di Leo, è il Candido in qualche modo, è Candido, però se ci pensi bene il bullo non è Candido, però il bullo fa tenerezza, messi insieme ne metti 100 dei bulli ti fanno paura, ma se tu lo prendi da solo, lui è quella, come la sua agendina, non è niente, c'ha 4 nomi in quell'agendina, Adriana, la A, Adriana Sarta, alla S replica Sarta Adriana, alla O Olimpico Stadio, alla S Stadio Olimpico, e se fermiamo, cioè, quindi quella poi non era scritta nel copione, quella mi venne in mente a me mentre lo stavo girando, c'era Sergio Leone su uno sgabello che mi guardava e diceva ma che sta a scrivere? Dico voglio fare un dettaglio dall'agendina, ma che te frega? No, dico voglio fare un dettaglio, la solitudine del bullo deve essere anche nell'agendina, va bene. E allora feci questa cosa e devo dire che era giusto farla, perché davi un qualcosa in più a questo personaggio, facevi capire chi era, quella gendina era lui, alla fine un po' di tenerezza te la fa anche lui, come te la fa Leo, no? Te la fa anche il fricchettone, te la fanno tutti. Ecco, io... È come Ivano che quando arriva a Firenze si mette alla finestra per cercare di vedere lo stadio in fondo, no? Sì, gioca con la palla
i tuoi finali sono spesso con questo tono malinconico. Io non ci posso fare niente, i finali a me vengono così, perché la mia anima è questa. Non è che io faccio i conti col pubblico, dico da geometra, poi se lo faccio finire bene così il pubblico esce. No, non è detto che poi se lo fai finire bene, però non ha sostanza, il pubblico rimane. Non è che rimane molto bene, però non importa, a me spesso e volentieri mi vengono dei finali che hanno quella pennellata un po' di malinconia, però è tutto molto sincero, non è calcolato per fare l'autore, io non devo fare l'autore, mi sento di farli terminare in quel modo, quello è il mio mondo è quello là, è quello che vedo, quello... Dunque guardo, vedo spesso tanta solitudine, ecco, con questo non è che sono che non ride, rido a so dove ridere, in genere non tutti mi seguono perché a me fanno ridere dei dettagli delle persone molto anonime, molto grigie, che non... però c'è un dettaglio che potrebbe essere il modo di fumare, potrebbe essere il modo di gesticolare, come dice una parola, come parla, il tono della voce, ecco, sono delle cose che a me mi piacciono molto, sono un pedinatore di dettagli, ecco, in qualche modo, della gente. Certo, adesso che sono conosciuto è tutto molto più difficile, è chiaro, prima ho visto tanto, però la cosa importante è che ho avuto un'infanzia, un'adolescenza, una giovinezza, un periodo universitario in cui sono sempre stato curioso della gente, andavo sempre alla ricerca dello stupore da trovare anche dentro il negozio del calzolaio, dal rigattiere, dal meccanico. Sai quante battute ho sentito, sai quanti racconti ho sentito. Quindi stare con la gente, che i miei genitori mi dicevano guarda vai nel tuo quartiere, mio padre era un senese, però amava profondamente il Belli, era più romano di un romano, nonostante avesse un accento marcatamente senese. Però avevo ragione, perché loro stessi erano molto ironici come genitori, erano persone che sapevano osservare, quindi mi spingevano a frequentare il mio quartiere perché c'era tanto da guardare, ma nessuno pensava che io un giorno potevo diventare un attore, io ero forse l'ultimo a pensarlo. Io, a me solo l'idea di presentarmi davanti a un pubblico, per la timidezza che avevo, perché ero uno che faceva ridere, ma ero anche uno molto timido, molto riservato, quindi per me proprio era l'ultima cosa, invece poi la vita ha scelto per me, e quindi è stato così. Quando finì quel programma televisivo molto fortunato che si chiama Non Stop, insomma si era sparsa la voce che questo comico, che si chiamava Verdone, era uno che faceva molto ridere e faceva tanti personaggi, quindi mi cercavano in tanti. Io penso che mi ha cercato circa 60-70% dei registi di commedia dell'epoca e anche produttori, però fortunatamente avevo un sesto senso nel capire se era giusto quel produttore, se era giusto quell'attore che mi stava proponendo quel copione, oppure non era giusto, perché non potevo mettere sul piatto le mie carte da giocare. Le mie carte da giocare erano molto personali, non mi potevi far fare un ruolo scritto da uno, no, il ruolo lo dovevo scrivere io. Se tu volevi uno dei miei personaggi, li devo scrivere io, non li può scrivere un altro. Io quindi dicevo no, ho detto di no a tutti, ho detto di no a delle persone molto importanti, perché non mi sentivo giusto, sentivo che stavo facendo un passo falso, fino a quando chiamò un pomeriggio, gli diede il numero mio fratello che aveva scritto un libro su di lui, su Castoro, su Sergio Leone, Luca, gli disse Leone, mi dai il numero di tuo fratello per favore, ma chi è quello che fa giovedì sera Non Stop, che fa quei personaggi? Sì, dammi il telefono, voglio chiamare. Allora, un pomeriggio mia madre dice, c'è Sergio Leone al telefono. Là ebbe un'illuminazione, e disse, ecco, questa è una persona dalla quale forse... Allora andai al telefono, ero molto, molto timido, pronto, buonasera, signor. Senti un po', domani pomeriggio che fai alle 5? Domani alle 5 niente, vuoi fare un salto a casa mia che facciamo due chiacchiere? Molto volentieri, dottor Leone, molto molto volentieri, mi dà il suo indirizzo.
Il Birmania '98, non avevo capito niente. Ah, no, scusi, non ho capito. Il Birmania '98. Dottor Leone, mi scusi tanto, ma ci senti o non ci senti? Avevo già partito male, però secondo me me l'ha fatta apposta per mettermi già in difficoltà. Via Birmania '98, non '99. Benissimo, domani alle 5 sarò da lei. Ricordo che arrivai a casa Leone col campanello di casa che era rotto, era un portone di legno con una testa di leone di legno enorme, e nella bocca del leone c'era un pulsante. Io metto il dito nella bocca del leone, il pulsante non c'era, c'erano i fili elettrici, e presi subito la scossa. A quel punto col battente, boom, 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 60.000 cani che cominciarono a abbaiare. Arrivò un cameriere con i capelli come Jimi Hendrix, tutto con la giacca da cameriere tutta sporca di sugo. Si chiamava José, veniva dall'Ecuador. Dico, buonasera, sono Verdone, appuntamento avanti. Entrai in questa bellissima casa e io dissi, dove devo andare? De sopra. Feci le scale, sentì la voce, dove vai, sto qua? E lui sta nello studio alle mie spalle. Entrai e lui aveva un camiciottolo marocchino con una barba bianca, una montatura d'occhiali ottagonali. Siedete. Io mi ero presentato in giacca, in cravatta, con una 24 ore dove dentro avevo dei progettini che avevo cominciato a scrivere, dei film che stavano là. Lui mi disse subito, sempre un impiegato del cadastro. Dico, dottore, no, è che io qua, intanto sudavo in una maniera che io che non sudo mai, io non mai sudavo, sembrava te stessi veramente in un forno crematorio. Guarda, veramente, una cosa, facevo continuamente così. E lui si divertiva a fissarmi sempre negli occhi per mettermi in imbarazzo. Dico, no, in questa valigetta ci sono dei progetti, delle cose che io magari le lascio, lei potrà dare un'occhiata, mettila. Allora, apro, metto qua. A un certo punto dice una frase che mi gela, mi dice, io ancora devo capire perché mi fai ridere. Dico, effettivamente è un po' difficile adesso. Chiamami domani che mi leggo queste cose. Lo chiamai l'indomani, dico, maestro, dico, ho letto quei soggettini, mi sono piaciuti, fanno ridere. Lui mi rispose, no, fanno piagne. E vabbè, senti, vuoi venire domani alle 7? Va bene, venga alle 7, però non avevo nessuna speranza. Invece alle 7 del giorno dopo, tre giorni dopo, mi disse, dobbiamo rompere gli indugi e pensare a un film. Quali sono i tre personaggi che hanno più forza per mantenere un film? Chiaramente è ovvio che è un film a episodi. Dico, dottore, qua bisogna fare una cosa, mi deve lasciare un pochino di tempo e ci rifletto. Tu riflettici, io rifletto al regista, dice lui. Va bene. Io il mio film l'avevo già individuato, però volevo sapere prima che chi regista mi affibbiava. Andammo da tutti, abbiamo fatto il giro dei registi romani, siamo andati da Lina Wertmüller, siamo andati da Steno, siamo andati addirittura da Gigi Magni, che non c'entrava niente quel film, ma ha portato a destra e a sinistra. A un certo punto tutti quanti dicevano, ma questo c'è un mondo suo, no? Come deve scrivere lui, no? Allora un giorno lui, sfiancato, disse, sai che c'è di nuovo, che te lo scrivi e te lo dirigi da solo. Io adesso ti darò i migliori sceneggiatori su piazza che ti insegneranno a sceneggiare, e là fece una gran cosa, perché sceneggiare un film è una cosa difficilissima. E molte persone non lo sanno, mandano continuamente copioni a casa, soggetti, ma non è così. Cioè,
ci vuole un esercizio veramente continuo con persone poi che ti insegnino, perché i tempi di uno sketch, i tempi di una commedia non sono i tempi del cinema. Il cinema ha dei tempi che sono molto ristretti, sono molto particolari, perché poi la storia si deve concludere in un'ora e tre quarti, in un'ora e cinquanta, in un'ora e quaranta, quindi di avere un inizio, una... e quindi chi meglio di Benvenuti e De Bernardi? Quindi grazie a Leo Benvenuti e a Piero De Bernardi, ai quali devo moltissimo, perché mi insegnarono a capire che cos'è una sceneggiatura, e io portai loro l'idea di raccontare un'estate romana dei tre personaggi. Allora l'idea piacque molto, si trovavano di fronte a un ragazzo, però erano in perfetta sintonia con me, anche se erano toscani tutti e due. E è chiaro che la maggior parte dei dialoghi, senza togliere nulla a loro che mi hanno cucito tutto l'arco temporale, erano miei, perché erano soprattutto dialoghi che provenivano da questi personaggi che prima ancora della televisione erano stati in teatro, in spettacoli teatrali. Quindi praticamente in tre mesi e mezzo abbiamo scritto, quattro mesi abbiamo scritto un sacco bello, e praticamente nessuno capì niente. Sergio Leone non capì. Non capirono neanche i futuri distributori, che erano Poccioni e Colaiacomo della Medusa. Allora Leone mi costrinse a recitare l'intero copione nel suo cinema sotterraneo, sotto la piscina di casa sua, che era una bella sala, e io dovevo fare tutte le scene senza nemmeno gli altri. Dovevo far vedere come recitavo quella pagina, quella sequenza, quella cosa. Fu una delle cose più faticose della mia vita. Alla fine mi ricordo che con la Iacomo dalla Medusa si alzò e disse: io non ci ho capito niente, comunque se fanno ridere o non fanno ridere, ah sì, provamoci che te devo dire. Il film costò per l'esattezza 380 milioni, che all'epoca non era niente. Fu girato in 5 settimane e 2 giorni, che non era niente. Io non avevo né roulotte né posto trucco. Io mi portavo nei bar oppure nelle frasche di fronte all'anagrafe per fare il lippi, dove si mettevano i capigruppo a fare capannello perché stavo in mutande, poi dovevo mettere la parrucca, poi dovevo fare il bullo sempre là. Quindi praticamente è stato un film azzardatissimo, senza permessi, questi che bloccavano gli autobus, tutti, cioè di notte, la scena del fricchettone che va via di notte con Isabella De Bernardi, con Florio Fiorenza, mica c'avevamo i permessi, là bisogna chiedere permessi e pagare un sacco di soldi, pur di non pagare, questi energumeni bloccarono non lo so quanti autobus e tutta la strada, tutta la via del mare di via dell'anagrafe diventò praticamente una strada deserta, perfetta per l'andata via del Lippi. Tutte queste cose io me le ricordo con molto affetto, perché era la vera gavetta che doveva fare per la prima volta uno che faceva il suo primo film. È una gavetta dovuta, le dovevi fare quelle cose, e quindi dovevi sputare sangue, tornavi a casa, però io avevo una grande energia, quello che mi salvava era la grande forza e soprattutto una grande memoria, quindi riuscivo a fare anche 7, 8, 9 minuti al giorno di girato. Perché? Perché avevo una gran memoria, anche aiutato dal fatto che l'avevo scritto io i dialoghi. Quindi c'era il povero Erno Guarnieri che, avendo capito che potevo fare anche 8, 9 minuti al giorno, incominciò a mettere anche una seconda macchina per avere un altro campo, in modo da non sfiancarmi quando dovevo rifare quegli altri 8-9 minuti per ripetere da un'altra angolazione. Quindi
ho dei ricordi belli, belli veramente, era una bella troupe, tutti che mi stavano accanto, tutti che tifavano per me. Però la cosa più bella fu che Sergio Leone credette, secondo me, in un ragazzo di 28 anni e gli diede una grande possibilità. Io ho cercato di fare la stessa cosa con molti miei ragazzi che hanno lavorato con me come assistenti, poi sono passati ad aiuto, da aiuto sono passati prima aiuto e poi sono passati alla regia. Adesso 3-4 di loro fanno i registi, però hanno iniziato con me come volontari. Quindi per me è una grande soddisfazione, ho cercato di fare quello che Sergio Leone fece con me, cioè puntò su un giovane e lo aiutò. E le cose andarono fortunatamente bene. Ti ricordo, perché mi è venuto in mente prima, dico, questa la voglio raccontare, non credo di averla raccontata questa, o forse sì, non me lo ricordo, mi pare di no. Il giorno dell'ultimo ciak di Un Sacco Bello, la spagnola Veronica Miria mi abbraccia e piange, mi dice, Carlo, sono tanto triste, il film è finito, finito il film, questa avventura meravigliosa, Carlo, portami in giro per Roma. Allora, c'è una Lambretta, la portai a Piazza Navona, lei era bellissima, bellissima, c'ha dei bei jeans, una magliettina, capelli sciolti, prendemmo un gelato da Ciampini, a un certo punto lascia il gelato, s'alza, si leva la maglietta, rimane a seno nudo, io dico, ma che fai? Cioè sembrava la scena di te che si butta nella piscina con gli orsi. Che faccio, un omaggio, Carlo? Un omaggio? Là c'era l'ira del Dio di Teppaglia Romana, turisti, cose, perché era estate, c'era l'ira del Dio. Se levò i jeans, rimase con gli slip, si buttò dentro la fontana dei quattro fiume e mi urla come nella scena degli orsi dello zoo, Carlo, voglio un ricordo di Roma, voglio un ricordo di Roma, tutti quanti, c'è sta una nuda che è una figa pazzesca. A quel punto esci, arrivano i vigili, esci, e lei che notava, mi ricordo che arrivarono, non so, 2000-3000 persone, la presi, gli feci mettere sti jeans che non entravano perché era tutta bagnata, fu una tragedia, ma andava, ma che mangi da solo, via qua, oh. Mi si in modo la Lambretta, scappammo via e lei bagnata, fradicia, contenta di aver fatto sto bagno un po' alla Nita Egbert e ma anche un po' alla Marisol di Un Sacco Bello. Quello è l'ultimo bel ricordo che mi ricordo, la serata finale di quel film, il bagno di Veronica nella fontana di Piazza Navona. Questa ragazza vive a Marbella in Spagna, ha vissuto un periodo misto, no, si è allontanata subito dal cinema, ha vissuto in Perù con gli indios, ha imparato a dipingere, ha avuto un periodo mistico, poi è tornata, sta a Marbella. Se sta a Marbella vuol dire che sta bene dei soldi, perché il papà era un allevamento di tori, grandi allevamenti di animali, cavalli, tori, perché lei era cilena, padre cileno, madre spagnola, e vive là con la figlia, e quindi ogni tanto ci mandiamo dei cose, ci mandiamo dei saluti, e lei non riesce ancora a credere che quel piccolo film l'ha fatta restare immortale in qualche modo. Grazie a tutti, è stato veramente un piacere qua con voi. È un film che ormai si conosce a menadito, io faccio detto a Fra, ma sto film lo danno un giorno sì, un giorno no. Mi ha detto, ma verranno per te, ma dico, non è. Però si guarda sempre con piacere, soprattutto quando c'è il periodo estivo, perché ci ricorda una Roma che speriamo che ritorni un po' così, anche se sarà un po' difficile, però dobbiamo provarci. Grazie ancora a tutti. Grazie Carlo. Grazie per l'invito, Franco, e a presto.
capo. Ciao a tutti, grazie. Saluti capo, grazie. Saluto, grazie.